Ciao a tutti, ben ritrovati, subito pronti per giocare a una nuova partita. Cadenza di gioco 5 minuti più 3 secondi, e l'idea è sempre quella di trasmettere qualche nozione didattica a chi osserva il video. Sto giocando nella piattaforma scacchistica di Lichess e il mio avversario ha giocato E4 come prima mossa, quindi alla mia risposta C5 siamo nel pieno della difesa siciliana. Cavallo F3, scelta abbastanza frequente, l'idea del bianco è molto originale, per niente, è abbastanza tipica. L'idea è quella di conquistare il centro, quindi linea abbastanza frequente con la spinta in D4, che immagino sia la mossa che farà in questo momento, altrimenti linee secondarie come alfiere B5, C3, alfiere C4, B3 e così via. Vediamo un po' che tipo di impostazione vorrà dare il mio avversario. D4, linea principale, dunque catturo. Cavallo cattura. Invece no, cavallo cattura la linea senz'altro più frequente, alfiere C4, quindi siamo nel pieno di una trasposizione verso un'altra variante della siciliana che prende il nome di gambetto morra. Come tutti i gambetti hanno in comune qualcosa: io ti do un pedone, ma a cambio voglio qualcos'altro. Cosa voglio? Attività, iniziativa, cercare di attaccare il re avversario. Quindi questo pedone, il bianco, ha deciso di non catturarlo, perché vuole probabilmente coordinare i suoi pezzi rapidamente il prima possibile contro il punto F7. Non sono d'accordo, non voglio assolutamente qualche attacco su F7. E5 sembra una mossa spontanea, perché comunque sia difendo il mio pedone, però la controindicazione, ciò che non mi piace di E5, lo vedremo dopo nel post mortem, nell'analisi della partita, ciò che non mi piace di E5 che il bianco possa saltare qui cercando di realizzare questa coordinazione di cui parlavo prima. Dunque, gioco cavallo F6, interroghiamo il pedone E4. E qualcuno dirà: beh, ok, attacchi il pedone 4, però questo pedone lui lo spinge e ciao, ciaone, come direbbero magari nelle parti di Roma. Il problema di E5 è che questo pedone, questa casa, è controllata due volte dal nero, una volta direttamente e un'altra volta in modo un po' più nascosto, più silenzioso, da questo scacco. Quindi lui è caduto proprio nella trappola che avevo preparato, perché io catturo e dopo la ripresa ho questo scacco beffardo, scacco furbo, che mi permetterà di ricontrollare la casa E5. Quindi questa casa E5, come dicevo prima, era controllata direttamente dal cavallo e indirettamente dalla donna. Donna per D4 si è reso conto che ciò che ha fatto prima non è stata una buona idea, e quindi adesso giochiamo questa posizione. Sono ben contento perché ho il pedone in più, quindi ho tanti vantaggi. Pedone in più, struttura pedonale migliore, iniziativa. E allora ciò che faccio adesso è far indietreggiare i pezzi del mio avversario. Dopo l'apertura, o meglio, dopo queste 7 mosse, sono sicuro, sono certo che il mio avversario non voglia arroccare corto. Chiaramente, per i giocatori più esperti, per chi ha un po' di esperienza, questa affermazione è un'affermazione banale. La struttura di questi pedoni è assolutamente alterata, e quindi se questo re vuole cercare sicurezza, deve farlo dall'altro lato, quindi vuole senz'altro cercare di arroccare lungo. L'idea, quindi, può essere, dato che io so che prima o poi quel re bianco, qualora voglia essere arroccato, andrà nel lato lungo della scacchiera, l'idea è preparare il tutto cercando di portare una torre in C8, che prima o poi si troverà nella colonna del re del mio avversario, e cercare appunto di portare i miei pezzi lì dove si svolgerà l'azione. Dunque, E6, mossa di sviluppo, immagino da parte sua, forse alfiere qui o alfiere F4. Comunque bisogna fare qualcosa, e questo re ha bisogno di sicurezza, e la sicurezza senz'altro la troverà lì sul lato lungo della scacchiera. Alfiere D7, mossa di sviluppo, più che altro per lasciare la casa libera alla torre, che lì in C8 si troverà abbastanza bene. Torre C8 è appunto la mia idea. Torre C8, più avanti potrebbe sostenere lo sviluppo dell'alfiere di case nere lì in C5, dando fastidio alla donna. Infatti proprio questo sarà il mio piano. Donna 5. Donna 5 è una mossa che ha due idee. È vero che l'ho giocata subito, però la certezza, posso affermare con certezza che ha più idee. La prima, giocare sulle case nere. E qualcuno dirà: com'è possibile che con pochi secondi tu giochi donna 5
sei certo che tutto ciò che stai dicendo adesso sia verità. Sicuramente l'esperienza è fondamentale in questi casi. La struttura pedonale è anche, perché se sappiamo leggere bene la struttura pedonale, molte mosse verranno spontanee. Se tutti i miei pedoni sono su Casabianca, significa che qualcuno dovrà controllare le case nere. E questo qualcuno potrebbe essere la donna, che in A5 comunque punta indirettamente lui, punta lui il re bianco. In A5 si prepara a dar fastidio a un possibile arroccolungo e in A5 magari sostiene questo alfiere che potrebbe dar noia, diciamo, spaziare all'interno della scacchiera dando fastidio alla donna avversaria. Alfiere C5 probabilmente la mossa che lui si aspetta, e su alfiere C5 la donna andrà via, e la mossa critica, il punto di partenza della strategia, è senz'altro quello di giocare D4 sfruttando l'ovvia inchiodatura del cavallo. Però ho altre idee, perché io gioco alfiere C5, lui si sposta, non sono ancora in grado di giocare D4 e ciò che non mi piace, la freccia è andata male, ciò che non mi piace è questo fastidioso attacco, questa fastidiosa coordinazione sul cavallo in F6. Quindi io anticipo il tutto e gioco alfiere 7. Poi con calma, non ho alcuna fretta, di fatto ho comunque un pedone in più e allora questo pedone in più proverò a mantenerlo il più possibile. Quindi alfiere 7 effettivamente è una mossa che non altera le mie idee. Torre G1, mossa forte da parte sua perché minaccia questo pedone. E su una spontanea G6, tristemente, i miei sogni vengono infranti per via di alfiere per F6. Vediamo un po' come proseguire. C'è anche da dire che io, dato che ho un pedone in più, potrei anche essere disposto a restituirlo a cambio di qualcosa. E di qualche altro vantaggio. C'è una tattica che nominavo prima, che magari cerco di crearla adesso. La tattica sfruttava appunto questa coordinazione, quindi l'alfiere in C5 dà noia alla donna, attacca la donna che dovrà andare via e preparo D4 qualora questa donna perda il controllo. Ok, potevo farla prima, però la mia attenzione va su questa torre, che comunque si trova sulla traiettoria di questo di quest'alfiere. Ok, no, donna H4 da parte sua vuole attaccare sulle case nere. Infatti, torre per G7 è la minaccia, alfiere per F6 è un'altra idea. E vediamo un po' come potrei contrastarla. Potrei fare alfiere 7, ma questo vorrebbe dire tornare indietro con i pezzi. E tornare indietro con i pezzi il più delle volte è qualcosa di negativo. Ok. Manteniamo la calma, sappiamo che questa è una posizione vantaggiosa, ma sappiamo anche che qualche controgioco è nell'aria. Donna B6 potrebbe essere un tentativo, attaccare qui e minacciare alfiere per F2. Quindi donna B6, ma sì, donna B6 non può essere così brutta. Se giocassi donna B6, lui mi cattura. A quel punto il cavallo soffre ancora di più perché non è così difeso. Altrimenti alfiere 7. Alfiere 7 è soltanto per guadagnare quei 3 secondi. Sto giocando con l'incremento, quindi per ogni mossa che eseguo ho 3 secondi in più sull'orologio. Quindi alfiere 7 difendo indirettamente questo pedone per via del possibile attacco di scoperta che si crea, quindi magari con cavallo 4. Non sono certo che sia una mossa concreta. Però è una mossa che non mi dispiace, non dovrebbe avere chissà quali controindicazioni. La minaccia cavallo 4 esiste. Adesso vediamo se effettivamente porterà qualcosa. Intanto cavallo 4 devo giocarla. Donna sotto attacco. E a questo punto il tempo scorre. Sto pensando, o meglio, ho pensato troppo. O meglio, forse chissà, forse ho parlato troppo, ma sicuramente questo non dispiace. Catturiamo. Vado verso le semplificazioni. Alfiere per C3 è la mossa che mi aspetto. No, mi sono beccato matto. E tristemente la partita si conclude con questa donna per D7. Disastro. Disastro nella parte finale. Però dal punto di vista didattico vi assicuro che c'è tanto da dire. La partita dunque è andata in questo modo. Ok, vediamo se riesco a togliere queste valutazioni che influenzano tanto, però.
Comunque, in questa posizione 5 punto interrogativo, cavallo per donna per d4, e questa è una posizione che dal punto di vista posizionale strategico, sì, è una posizione vinta. D5 sulla scacchiera, alfiere D3, il mio software Stockfish, quindi la valutazione del software è meno 2, meno 2 significa posizione vinta, e qui ho deciso di impostare questo schema. Per chi ha visto tutto il video, ricorderà che qui ho iniziato a parlare così tanto che magari ho iniziato a giocare anche mosse poco precise. Cavallo H5, mossa proposta, mi piace perché è vero che restituisco il pedone, però l'idea è che dopo la cattura io riprendo silenziosamente, ok, ammetto che c'è stato un po' di attacco, ho restituito qualcosa, magari torre F8, arrocco lungo e poi si continua l'attacco. Dunque, alfiere c5, la donna si sposta, alfiere 7, punto interrogativo, e chi come biasimarlo? Di fatto ho già mosso quel pezzo, quindi perché vado avanti e indietro, dicevo prima per guadagnare quei 3 secondi, ma probabilmente non è la mossa più corretta. Donna b4 mi piace, la donna sua non è difesa, il pedone b2 non è difeso, probabilmente il cambio è lì nell'aria. Ok, dopo torre per g7, qui la valutazione cambia. Ed effettivamente questa donna H5 neutralizza il mio salto di cavallo in E4. C'è poco da dire, ok, è stato più bravo di me nella creazione di controgioco. Probabilmente nel prossimo video parlerò di meno. Grazie a tutti per aver seguito, vi ho dato qualche dritta, spero di sì, e appuntamento alla prossima.